Mamma, fammi una ravvigliata perché... Cameriere, stiamo al poco ru. Siete maggiore? Piacere, Luigi De Vita, giornalista e scrittore di novelle. Scusate, quanti anni avete servito nell'esercito? 16 anni, ho fatto una vita da caro, ho sciupato la mia salute. Me ne sono accorto. E siete ammogliato? Ammogliato sì signore, ma sono diviso da mia moglie, da quella sciagurata che dopo 2 mesi di matrimonio mi vuole lasciare, si vuole dividere da me. Oh, e perché, scusate? Per una cosa e niente, perché la notte, mentre dormivo, io avevo un'auto da parte e cadevo a terra. C'è passato l'ultimo guaio, addio divertimento, addio innamorata, addio gioco, addio tu! Ma che è successo? Sì felice, stannato! Possibile! Possibilissimo! È arrivata alle 9 con la moglie e la figliastra. Io mo, non tengo più sangue in culo. Niente ancora, oggi pazienza. Stamattina alle 6 io stavo ancora un doppio circolo iucano e perdevo magnificamente 300 lire. Ma di 300 lire? Mentre stavi estammato con Mandurco è venuto Fattorino Lodeletto che sta avvisato e mi ha consegnato questo telegramma. Dottor Francesco Ciosciamucca, fermo posta, Napoli. Arriviamo ore 9, io con Getta e Margheritella. Vieni in stazione allegramente, felice. Allegramente. Io non saccio come non sono morto. Immediatamente ce la sedio qua e sono salutato. Ma sono fatto da che cosa? Come da che cosa? E non hai capito? Chi lo sa che ho studiato, che sei messo qua, mi sono piato una laurea e sono un buon dottore. E tengo un stabilimento che ci sta. 15 pazzi in culo! C'è il logo, sì! Spero che non un donno! E già, perché a sapere che zizi San Bisangabio mette la rocca secca in ospedale per i pazzi. Perciò mannaggia Renaro! Mannaggia io, ma mannaggia! Te la giritto sempre! Cicillo, balla quello che fai! Che tu non giorno e notte! Ti devo tindere un brui! Ma è venuto mai sempre! Hai ragione, sì, hai ragione! Sono stata un assassino! Ma chi se poteva credere che venivano a Napoli, così, tutti insieme? La prima cosa che mi hanno mangiato. Ma no, perché lo stronco sempre in gol, non lo rongo tempo, lo fa parlare assai. Mo tu vieni con me, ammazzo loro, facciamo vedere che tu sei uno dei pazzi che sta in tuo stabilimento, sotto la mia cura. Io! Guarda, salvezza, niente! Neanche le
lenzuola. Nemmeno lenzuola, figlio mio. E che tu, mimma, va per materasso? Porchetto, cucciaio, cucchiaio, e bene che stanno. E che mangiamo con le mani? Certamente non ci potevano buttare sta roba prima. Oh, ma non ci pensate, ci parlerò io, è questione di prezzo. Fugli, poi, da sta pochi giorni. Ma un manicomio paese, è pronto, lo sai? È pronto? Prontissimo, e non lo sa la novità. O sì, ce la c'è gratis. Possibile. Possibilissimo, ha fatto già la concessione e dopo tutto gli conveniva. Ed è una cosa che era studente al paese. Abbiamo la concessione per 30 anni, è stato un buon affare. Ah, sicuro. Tu con la tavola, tutto cose tu. Segna. Ah, quanti stanze. C'è una vendina. Ma qua a Napoli non è proprio uno stabilimento. È una pensione. L'ho chiamata Pensione Stella. Ci stanno una quindicina di pazzi. Signor sì. Ma sono fatti spronati. No, ce ne sta qualcuno pericoloso. Ma là sono tutti calmo, tranquillo, quieto. Non sanno stuzzicare, non sanno guidare. Perché sempre pazzi sono. Oh, questo è certo. Io ci voglio venire a sa. Assolutamente ci voglio parlare, voglio sentire che dice. Ah, è pure dovrei. Sicuro, sto scherzo per la gelua. Allora non le dico niente, le lascio a casa. E che piacere non ho potuto avere? No, ma mi fa piacere, non voglio avere un'idea. Marito, zizi, io posso. Ma voi non avete fatto capire che siete là per fare a loro. Non ci ammena tanto, senza ragione, senza saper dove è. Fermatevi! Non vi muovete! Vi conoscete voi? Sicuro! Qui siete un medico! Ma non mi strillate, non lo faccio più! Andiamo a casa! Eccomi qua! E voi chi siete? È un nuovo custode! Perfettamente! No, questo è mio padre! Sei venuto in questa festa per farmi comprendere tutto il male che ho fatto! Ma io non sono colpevole! Lasciatemi stare, lasciatemi stare!